Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Allora, un po' di tempo fa abbiamo parlato del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in generale, però oggi voglio andare un pochino più nello specifico perché, questo weekend in realtà in Bundesliga ci sono due match fantastici. Il Borussia gioca con il Lipsia e il Bayer Leverkusen gioca contro lo Stoccarda. E perché entusiasmanti? Perché cioè, guardiamo la classifica, ecco perché. E come dicevo, voglio ritornare un attimo sul Bayer Leverkusen, non più per parlare in generale perché l'abbiamo già fatto, ma per concentrarmi su due giocatori importantissimi di questa squadra, Grimaldo e Frimpong, e quindi di passaggio parliamo anche della figura del wingback, che non è un terzino classico e non è un'ala, è un wingback. Ho cercato, non l'ho trovata in italiano la traduzione, pensavo che esistesse e io non, cioè non, che non mi venisse in mente oppure che non lo so, che non la sapessi, ma non l'ho trovata, cioè anche negli articoli si parla di in italiano si parla di wingback. Come vi dicevo in quel primo video, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso gioca con un 3-4-2-1. Sappiamo che l'attacco è strepitoso quest'anno, Bonifaz con Hoffmann, Wirtz che adesso è tornato in piena forma, però dobbiamo prestare attenzione secondo me ai movimenti sulle fasce, perché appunto oltre a questo attacco un aspetto chiave del build up o comunque del gioco in generale di questo Bayer Leverkusen sono proprio da una parte Frimpong e dall'altra Grimaldo. Tra l'altro Grimaldo vi ricordo che è arrivato a parametro zero, quindi c'è. L'importanza di questi due giocatori nel gioco del Bayer è la possiamo vedere sia il loro coinvolgimento nel gioco, e vi faccio vedere il loro posizionamento in campo e proprio la mappa anche del calore per capire quanto sono coinvolti poi anche proprio nella fase offensiva, e questo poi si traduce anche nelle stats. Grimaldo questa stagione ha già segnato 9 gol e ha fatto 6 assist, mentre Frimpong, tra l'altro olandese, 22 anni, ha segnato 6 gol, ha fatto 6 gol e 9 assist. Alonso ha puntato per una difesa su una difesa a 3. Lo svantaggio di puntare su una difesa a 4 con i due terzini, uno dei problemi che potrebbero sorgere è se le due ali stanno molto alte, sono molto aggressive, se i terzini dietro non corrono da matti, si può venire a creare quello spazio sulla fascia da cui l'altra squadra potrebbe ripartire, cercare di sfruttare anche questa debolezza in fascia, cioè diventa poi un punto debole. Invece con questa formazione questo non avviene, perché? Perché c'è il trio dei centrali dietro, ci sono questi due wingback, che in questo caso sono Grimaldo e Frimpong, che stanno molto molto alti e si crea sempre, quindi si gioca con questa costante superiorità numerica che si ricerca in attacco, e così si riesce a sopraffare l'avversario. Frimpong, ex City, ex Celtic, è al club da 3 anni, quasi 3 anni, e c'è stata un'evoluzione incredibile di questo giocatore, non è mai stato così costante con e senza palla, molto importante anche questo perché non contano solo i gol che sono comunque frutto, no, di un sistema di gioco riuscito, ma importante anche vedere proprio i suoi movimenti senza la palla ovviamente anche, e non è mai stato così costante, così infatti non a caso si è guadagnato insomma il suo posto, almeno per ora, in nazionale olandese. Ovviamente tutti i grandi club già hanno puntato gli occhi su di lui, però lui ha prolungato con il Bayer, quindi cioè andrà via, lo sappiamo tutti che andrà via, quando non lo sappiamo, ma sappiamo che il Bayer Leverkusen ci farà un bel po' di soldi con lui. Dall'altra parte Grimaldo, che invece, allora, Frimpong ha 22 anni, Grimaldo è proprio nella maturità, perché ha 27 anni se non sbaglio, o è un 95, ne ha 28 insomma più o meno, e ha guadagnato solamente adesso, grazie comunque anche all'anno scorso, alla sua prestazione col Benfica e poi quest'anno il continuo e la sua evoluzione al Leverkusen, si è guadagnato finalmente direi, cioè non so, è un posto in nazionale spagnola, poi vedremo se effettivamente questo si tradurrà nella sua presenza all'europeo dell'anno prossimo, però per ora c'è stato ed è stato anche subito decisivo perché se non sbaglio ha fatto un assist. Il suo passaggio al Leverkusen è un po' avvolto dal mistero perché nessuno riesce a capire come il Leverkusen si sia accaparrato un giocatore del genere a parametro zero, cioè ancora nessuno l'ha ben capito come sia andata, però sta di fatto che loro c'erano, erano lì in agguato, c'erano e se lo sono accaparrati, e quest'anno è irrinunciabile, cioè uno pensa Leverkusen senza Grimaldo,
Cioè, non è l'unico, è un fantastico gioco di squadra, però è un pezzo chiave, quindi... loro due mi danno la scusa, diciamo così, appunto per parlare della figura del wingback. Chi è un wingback? Non è un tradizionale terzino, perché appunto si tratta dei due giocatori più larghi, in basso, in una formazione tipo 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1 come in questo caso. Insomma, quando c'è il trio di difesa dei tre... difensori centrali e poi un centrocampo con questi due, diciamo, terzini avanzati. Ho letto anche che qualcuno diceva terzini d'attacco, una cosa del genere. Comunque, appunto, che occupano questa posizione qua. Perché è un ruolo così interessante? Perché comunque dà la possibilità alla squadra di fare una sorta di metamorfosi, ovvero mi spiego. In fase difensiva si abbassano a fianco dei tre centrali e si forma una sorta appunto di quintetto, quindi la squadra diventa immediatamente più difensiva, più coperta, ma allo stesso tempo in fase d'attacco invece possono sia alzarsi a livello del centrocampo o più avanti, perché no, e quindi la squadra diventa immediatamente molto più aggressiva. Il termine, anche se in inglese, trovo che sia perfetto, perché è proprio un misto, cioè descrive proprio il ruolo, che è un po' un mix, perché è wing back, quindi non è full back, full back è terzino, abbiamo il back perché comunque sta un po' più indietro, però è un wing, cioè winger è l'ala, quindi è un wing back, cioè un misto, esattamente un misto fra l'ala e un terzino, perché sta tra le due. E una cosa che mi affascina tantissimo personalmente è vedere come sono evolute le formazioni nel corso del tempo. I centrali sono stati usati per la prima volta nella formazione, nella famosa formazione WM, quella degli anni 20. Poi piano piano è emersa la figura del terzino, no? E quindi alla fine il calcio è un gioco che è sempre in evoluzione, si creano sempre ruoli nuovi, o magari se ne definisce uno che c'è in pratica, ma in teoria non, a cui in teoria non è stato dato un nome. Quindi comunque è sempre tutto in evoluzione. Si è passati da un 5-3-2 con i due giocatori che mantenevano l'ampiezza in difesa, di Elenio Herrera dell'Inter negli anni 60, a poi piano piano a un 3-5-2. Quindi quel calcio votato soprattutto e primariamente alla difesa, poi si è evoluto anche in un senso invece di nell'idea poi invece di attaccare negli anni 90. Penso che la cosa più interessante da chiedersi è qual è effettivamente la differenza fra un wingback e un terzino. Diciamo che una delle differenze più grandi si nota proprio nello switch fra fase difensiva e fase offensiva, ovvero nel momento in cui se abbiamo per esempio un 3-4-2-1, no? E siamo in fase difensiva, non abbiamo il pallone, effettivamente, e i due wingback si abbassano, effettivamente abbiamo un centerback in più, cioè un difensore centrale in più, rispetto a una difesa 4 con i due terzini classici, che alla fine rimane una difesa 4. Invece in questo 3-4-2-1, per esempio, comunque in questa difesa a 3, però con i due wingback, nel momento in cui noi non abbiamo il pallone, possiamo passare a una linea 5 effettivamente, e quindi in questo senso è più può essere più difensivo, però allo stesso tempo in fase d'attacco invece poi in possesso diventa una formazione che permette di soffocare di più l'avversario. Poi questo si traduce anche in una grande differenza in attacco, perché se in una squadra che ha i due terzini classici, cioè una difesa a 4, le ali giocheranno molto più ampie, in una squadra che invece ha i wingback saranno loro a mantenere l'ampiezza e anche la lunghezza della squadra, offrendo ai compagni un'opzione di passaggio in più mentre si costruisce il gioco attorno all'avversario, e le ali magari invece tenderanno anche ad accentrarsi un pochino di più, anche per essere pronte a ricevere appunto questi passaggi, questi cross dai wingback. E questo lo capiamo molto anche da vedere appunto il posizionamento della squadra in campo. Quindi spesso e volentieri andranno i wingback, quindi Frimpong e Grimaldo, potranno loro stessi andare in sovrapposizione e essere loro stessi a crossare poi, oppure
accentrarsi loro e offrirsi come opzione di passaggio per le ali, che invece magari in quel caso possono essere, cioè ci sono tante possibilità in realtà. L'importante è appunto avere questa superiorità numerica e da qui creare tutte queste opzioni di passaggio per poter infiltrarsi, insomma, nella difesa avversaria. Insomma, ci sono infinite possibilità e c'è anche da considerare che appunto avendo questa superiorità numerica spiccata nell'area di rigore avversario, ed essendo normalmente i wing back quelli che occupano le posizioni più esterne e un pochino più avanzate anche, una delle due può anche avere il ruolo e la tendenza a rimanere larga dall'altra parte per ricevere magari e rendersi disponibile a un cambio gioco, insomma, come vedete, davvero, oppure tagliare dentro e cercare il secondo palo, cioè davvero le opzioni sono tantissime. Quindi ovviamente, come potrete capire, in realtà il ruolo del wingback è molto difficile, molto complicato, perché devi essere bravo in entrambe le fasi, non puoi permetterti di essere impreciso, non puoi sbagliare, devi avere un bel finish, devi avere non devi sprecare, però poi allo stesso tempo devi essere bravo a difendere, devi comunque essere bravo nell'uno contro uno. Quindi in realtà i wingback devono avere delle qualità eccezionali e in effetti Grimaldo e Frimpong le hanno, senza dubbio, però è proprio una cosa che fa riflettere, no? Perché già il terzino comunque ha un ruolo molto particolare, difficile, anche il terzino deve avere determinate qualità, soprattutto quando gioca in una formazione che comunque pressa alto, in una squadra che pressa alto, in un sistema di gioco aggressivo, deve essere bravo in fase d'attacco, deve avere il tiro, deve avere tante cose, però a maggior ragione il wing back, come abbiamo visto, per questi movimenti che ci sono all'interno della squadra, non ci si può permettere di avere un qualsiasi giocatore, o se non si hanno giocatori chiave, effettivamente, cioè se non si hanno giocatori di certo tipo, effettivamente non si può giocare con questo sistema. Tra gli allenatori più famosi ad aver usato questo tipo di sistema di gioco, comunque i wing backs, ci siano sicuramente Conte e Tuchel al Chelsea. Ecco, spero di aver fatto un riassunto un po', ecco, di questo ruolo molto molto interessante, secondo me. Vabbè, ci sarebbe ancora moltissimo da dire, però ecco, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da aggiungere, lasciatemelo qui sotto. Non vedo l'ora di vedere allora questo fine settimana, appunto, come dicevo, c'è Bayer Leverkusen Stoccarda, super interessante. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.